Tassa di soggiorno, albergatori in piazza, dura protesta questa mattina a Viareggio. Alla fine il commissario straordinario Romeo annuncia: se sarà possibile la abbasserò. Una legge per salvare il carnevale, il senatore del PD Andrea Marcucci annuncia che il provvedimento arriverà in tempo per l'edizione 2016. Mattone cade in Fillungo dalla Torre delle Ore, tragedia sfiorata questa mattina in centro storico, il detrito per poco ha mancato due turisti che passeggiavano. Una pedana sensoriale per il sogno, mattinata di festa a Castelnuovo per la consegna dell'apparecchiatura all'associazione Il Sogno da parte di Come Te. Lo sport, il calcio, l'Inter vince la Viareggio Cup nella finale giocata a Pisa, i neroazzurri hanno superato il Verona 2-1. I motori, Walker conquista l'inferno bianco, l'Hell's Gate 2015 va al grande favorito della vigilia. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque in primo piano la protesta degli albergatori a Viareggio contro la tassa di soggiorno. È stata una lunga mattinata di fronte al municipio e alla fine è arrivata una mezza promessa da parte del commissario straordinario Valerio Romeo. Per noi c'era Egidio Conca. Si apre uno spiraglio sulla tassa di soggiorno a Viareggio. Il commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo ha annunciato che valuterà l'opportunità di una diminuzione dell'importo che proprio dopo il suo arrivo è schizzato ad un massimo di 5 euro. L'annuncio è arrivato al termine della mattinata di protesta indetta da Federalberghi Viareggio sotto il municipio. Gli operatori del turismo, guidati dalla presidente degli albergatori Elisabetta Bellotti, sono arrivati con cartelli e striscioni per chiedere al commissario di abbassare una tassa che invece di aiutare rischia di affossare l'attività turistica a Viareggio. Due ragazzi che vengono a Viareggio e stanno tre notti pagano 42 euro di tassa di soggiorno. Con 42 euro una persona soggiorna una notte in più a Viareggio, entra in un ristorante in più o in una pizzeria in più, fa una bevuta in più, entra in un negozio in più a Viareggio. Quindi questi sono soldi che togliamo a Viareggio, non glieli diamo, glieli togliamo. Spesso quindi il cliente si lamenta al momento del conto, si lamenta con noi, ma di buon grado deve accettare di pagarla perché poi verrebbe sanzionato direttamente a casa. Quindi noi siamo un po' in mezzo a due fuochi perché dobbiamo far pagare il cliente e fare, come si dice, buon viso a cattivo gioco e fargliela digerire. Un gruppo di manifestanti a un certo punto si è spostato sotto la finestra dell'ufficio del commissario invitandolo a scendere. Commissario, la stiamo aspettando! Per venirci a spiegarci la tassa di soggiorno a Viareggio, siccome ne avevamo bisogno così alta, ce la venga a spiegare per favore. E alla fine Romeo, che si era recato a Villa Argentina per vedere il sottosegretario Toccafondi, si è incontrato con gli albergatori ed ha accettato di ricevere una delegazione composta dai responsabili delle categorie. Gli albergatori hanno insistito sul fatto che in altri comuni in dissesto economico, come ad esempio Terracina, i commissari non si sono sentiti obbligati ad imporre il massimo importo sulla tassa di soggiorno e il Ministero delle Finanze non ha avuto niente da ridire. Un'argomentazione che alla fine ha convinto il commissario almeno a sondare il terreno per verificare la possibilità di diminuire la tassa. Allora, il commissario ha ascoltato le nostre ragioni, i nostri dubbi inerenti a questi aumenti della tassa di soggiorno, anche perché abbiamo fatto presente che in altri comuni commissariati gli aumenti non sono stati così importanti. Ha dimostrato una grande comprensione nei confronti dei problemi che ci creano questi aumenti al massimo livello e in diretta davanti a noi ha preso contatto col comune di Terracina per avere lumi al riguardo e quindi si è detto e dichiarato disponibile a rivedere le tariffe che ha deliberato di applicare inerenti alla tassa di soggiorno se esistono delle possibilità di legge che permetteranno di rivedere questi aumenti.
La cronaca, la polizia di Forte dei Marmi ha identificato e denunciato l'autore della rapina messa a segno la sera del 31 gennaio ai danni della farmacia comunale di Vittoria Puana, quando un uomo armato di carabina a volto scoperto aveva preso 500 euro in contanti. Si tratta di un cinquantenne originario di Montignoso, lo stesso uomo arrestato dai carabinieri venerdì scorso dopo aver rapinato una tabaccheria ai Ronchi. E ancora per la cronaca, i carabinieri hanno individuato due ragazzi di 16 e 17 anni che ieri, approfittando della gente arrivata a Viareggio per il corso del carnevale, hanno messo a segno diversi borseggi. Con la scusa di chiedere informazioni, i due approfittavano della distrazione dei malcapitati, sottraendo telefoni cellulari e portafogli. I due sono stati denunciati. Ancora una notizia di cronaca, ladri in azione la notte scorsa presso la segreteria della Misericordia di Camaiore, ladri che hanno forzato la porta degli uffici e hanno rubato 350 euro. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, adesso i filmati sono a disposizione delle forze dell'ordine. Rimaniamo in Versilia perché c'è un annuncio importante che riguarda il futuro del carnevale di Viareggio. Una legge che dovrebbe salvare la manifestazione subito a partire dal 2016. Il governo predisporrà la legge per il finanziamento del Carnevale di Viareggio e degli altri carnevali italiani e i contributi arriveranno in tempo per la prossima edizione del 2016. Lo ha assicurato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura al Senato, a margine della visita alla mostra dedicata a Lorenzo Viani nella restaurata Villa Argentina. Diciamo che aspettiamo a giorni o comunque a breve da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali un provvedimento, un decreto per fare un bando per finanziare i carnevali d'Italia. Un riconoscimento che è già stato dato perché finalmente i carnevali sono rientrati nelle attività che verranno finanziate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, c'è da capire come, in che termini e che con quali finanziamenti. Però il Ministro Franceschini è molto deciso su questo, ci ha tranquillizzato me e la senatrice Granaiola e quindi credo che a brevissimo arriverà questo bando. Marcucci ha voluto tranquillizzare gli operatori del carnevale anche per quanto riguarda la tempistica degli aiuti in vista della prossima edizione della manifestazione. Entreremo nei tempi sicuramente perché il carnevale è un patrimonio di tutti noi, di tutto il paese, quindi c'è la necessità, l'obbligo di salvarlo, anzi di rilanciarlo come momento di rilancio di tutta la città di Viareggio. Al di là del carnevale c'è stato spazio anche per parlare della mostra La Grande Guerra di Viani, il cui catalogo sarà presentato a Palazzo Madama. Il catalogo sarà presentato al Senato il 17 di marzo, una bella opportunità che credo un artista come Viani meriti certamente e anche una mostra come questa meriti. Quindi sono molto contento che ci sia questa opportunità e questa vetrina. Andiamo a Lucca, il cantiere per ristrutturare il complesso di Sant'Agostino e ricavarvi le aule per il liceo musicale partiranno a maggio. Lo ha annunciato oggi il presidente della provincia Stefano Baccelli, questa mattina ha effettuato un sopralluogo, lo vedete nel complesso insieme al sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi e al senatore Andrea Marcucci. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la concessione da parte del demanio dello Stato di una parte del grande complesso nel centro storico che l'amministrazione provinciale ristrutturerà con un investimento complessivo di 1.600.000 euro. Altre buone notizie dal mondo della scuola, torna alla normalità la situazione della mensa scolastica della scuola elementare Fornaciari a San Filippo. Da domani gli alunni potranno tornare a consumare il proprio pasto nei locali della mensa, lo ha annunciato il comune perché dopo i controlli dello scorso venerdì da parte di ASL e NAS che avevano poi imposto la chiusura, il comune è intervenuto sistemando tutte le cose che non andavano. Altra serata d'eccezione al Summer Festival 2015, il 5 luglio in Piazza Napoleone sarà protagonista John Legend nella sua unica data
italiana. John Legend ha venduto oltre 7 milioni di dischi in tutto il mondo e conquistato fra gli altri anche 9 Grammy Awards. Nel settembre dello scorso anno ha pubblicato il suo quarto album Love in the Future. I biglietti saranno in vendita da mercoledì. E sempre a Lucca per parlare di un episodio sconcertante avvenuto questa mattina in centro storico, un mattone precipitato dal tetto della Torre delle Ore che ha sfiorato due turisti. Una tragedia sfiorata, si può senza dubbio definire così quanto accaduto lunedì mattina in pieno centro storico a Lucca, intorno alle 10 un mattone precipitato dalla Torre delle Ore. A dare l'allarme sono stati due turisti che hanno visto cadere il mattone poco prima del loro passaggio. Secondo quanto raccontato la polizia, il detrito avrebbe quasi sfiorato la coppia, in particolare una donna, cadendo sul lato di via Fillungo. Scattato l'allarme, sul posto sono subito giunti gli agenti della polizia municipale e i tecnici del comune per bloccare l'accesso alla zona. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno effettuato alcune verifiche. Non è la prima volta che un fatto del genere si verifica nel centro storico di Lucca. Nel giugno del 2013 una tegola era caduta dalla Torre Guinigi in via Sant'Andrea, ferendo lievemente una turista al settimo mese di gravidanza. Mercoledì sera torna su Noi TV Diretta Sindaco alle ore 21. Vi annuncio che l'ospite sarà il primo cittadino di Piazza del Cerchio, Paolo Fantoni. Come sempre, come ogni mercoledì, potrete intervenire in diretta con i vostri sms e fare direttamente le domande al sindaco. A proposito degli appuntamenti, vi ricordo che domani sera alle 21.30 ritorna Effetto Carnevale Processo al Corso, parleremo del terzo corso mascherato di Viareggio, anche in questo caso potrete intervenire direttamente con i vostri sms per fare domande e riflessioni. Spazio ai disoccupati tra gli scrutatori nei seggi elettorali. L'aveva proposto il presidente della Toscana Enrico Rossi e oggi la Giunta ha dato il via libera alla proposta di legge che modifica le norme per le elezioni regionali in Toscana e la composizione degli uffici elettorali. Il testo adesso passa all'esame del Consiglio regionale. Parliamo di un evento che si svolgerà questo weekend a Lucca, un evento per tutti gli amanti dello shopping. Tre giorni da non perdere nel centro storico di Lucca per tutti gli amanti dello shopping a costi vantaggiosi. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio va in scena l'Outlet Weekend, tradizionale iniziativa a cura del centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, che vedrà i negozi aderenti, 40 in totale, proporre super sconti sulla propria merce in vendita, ancora più vantaggiosi per il cliente rispetto ai normali prezzi in saldo. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, con la presenza di Simona Barzotti, presidente del centro commerciale Città di Lucca, e da Fabio Frilli, direttore generale del Banco di Lucca e del Tirreno, sponsor unico dell'iniziativa. 40, come detto, i negozi aderenti, i quali saranno resi riconoscibili da una vetrofania identificativa. Ogni negoziante presenterà poi sulla propria merce un cartellino con sopra indicato il prezzo originale di un prodotto, quello praticato durante i saldi e quello finale valido durante l'Outlet Weekend. Quest'anno, rispetto al passato, l'iniziativa avrà una durata concentrata su tre giorni, anziché su un'intera settimana, sulla base anche del grande successo del Black Friday dello scorso novembre, articolato su una sola giornata, che ha richiamato in città molta gente, dimostrando l'apprezzamento della clientela per un evento più concentrato dal punto di vista temporale. Incontri, approfondimenti, visite e consulti gratuiti. Torna dal 20 al 22 febbraio, dunque da venerdì a domenica, Lucca Anziani, evento dedicato alla terza età e anche alla quarta età, organizzato dall'associazione Lucca Anziani Onlus. Appuntamento organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte e con il patrocinio del Comune, della Provincia, della ASL 2 e di altre importanti associazioni del territorio. Tre giorni dedicati alle patologie, alle cure e all'assistenza dei pazienti anziani che animeranno il palazzo della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino. Sono previsti convegni, ma anche
incontri con gli esperti e gli specialisti, check-up e analisi mediche gratuite. Vi ricordo, Luca Anziani in programma dal 20 al 22 febbraio. E adesso in Garfagnana, a Castelnuovo, per parlare di una mattinata di festa con la donazione di una pedana sensoriale all'associazione Il Sogno. Vediamo di che cosa si tratta. Il percorso era iniziato lo scorso novembre con lo spettacolo Invernacolo portato in scena al Teatro Alfieri dalla compagnia Invicta, Che ni farò alle donne. Una serata di risate e solidarietà organizzata dall'associazione Come Te per raccogliere i soldi necessari per regalare una pedana sensoriale a Il Sogno. Obiettivo centrato che due mesi dopo si è concretizzato nella consegna della pedana avvenuta presso la sede dell'associazione. Alla festa hanno partecipato tutti coloro che hanno contribuito, dalla Fondazione Banca del Monte all'Associazione dei Commercianti, fino al Comune di Castelnuovo, che quella sera concesse il teatro. Stamattina si realizza un sogno nato in collaborazione con le Comete qualche tempo fa, circa un annetto fa, e oggi siamo riusciti a coronarlo con una pedana sensoriale che avrà lo scopo di migliorare la qualità di vita dei bimbi dell'associazione e non solo di loro. Le funzioni della pedana sensoriale sono quello di riuscire a far percepire al corpo, nel suo insieme, la musica, le vibrazioni che questa pedana riesce a trasmettere. Queste vibrazioni ti permettono di rilassarti. Abbiamo coinvolto lo scorso novembre le persone a venire a teatro, l'abbiamo riempito, il frutto di quell'impegno stamattina l'abbiamo visto qua. Fisicamente, concretamente, i bimbi l'hanno già provato, tutto a posto, siamo felicissimi. E allora con questa bella iniziativa chiudiamo la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la linea alla pagina sportiva. In primo piano la Viareggio Cup, la vittoria dell'Inter contro il Verona.